Buonasera! Buonasera! Com'è? Bella! Come stai? Bene! Devo fare la mia cravatta, bene. Fatti la tua cravatta. Ecco. Sei profumato? Sei... Sì, sono molto profumato. Bravo! Ciao okay. Steph! Ciao Marco! Come stai? Bene, allora? Sì, a posto? Sì, dai, molto bene, che stasera, sì. Stasera ci divertiamo, ci sono una marea di persone. Ah, sono contento, dai, non, perché io... Questa è la prima volta che ho fatto una cosa così. Io sono... I'm very proud. Well, I think because you are bravo. Sei bravo. Sono fortunato. Forse anche bravo, forse, non lo so. Beh, ho visto tante bellissime chitarristi che hai intervistato anche... è bello allora guarda tutti questi ragazzi, hai visto gente, guarda yeah. quanta gente adesso sarà impossibile leggere la chat perché stasera sono già 406 bellissime. Quindi ci sono i playoff ma domenica scusa Marco non posso fare perché ok vabbè. Football man, American football allora sorry, ciao buonanotte, ciao buonanotte. No, guardo le highlights dopo. Ok. Beh, intanto grazie mille per la disponibilità, per la gentilezza, la simpatia, perché ci siamo divertiti questi giorni a preparare il setup. Grazie, sono felice di essere qui con te, devo dire. Però io sono sicuro che tu vuoi uccidermi. Perché? Perché mi odi sicuramente, perché io ho rotto le scatole per imparare tutte le cose di come attaccare la cosa di qui per fare qui, poi mettere lui nel microfono, ma guarda che, ascoltami, io questa cosa qua la faccio tutti i giorni, con tutti quelli che sono collegati figurati se non lo faccio con te, ci mancherebbe. Io sono invidioso di quelli che capiscono come fare tutte queste cose elettroniche, fonici, eccetera. Io suono. Tu suoni e suoni... E posso fare il ragù anche. Puoi fare il ragù, è vero? Yeah. E come fai il ragù? Io faccio che... devo dire che ho imparato di amici un po'. Anche ho visto Federico Poggipolini, anche lui è postato. Ho preso un po' di notes. Comunque, ok. Come fanno gli italiani, secondo me? Guarda che mi fa incazzare la gente quando dico così. Allora, carote, cipolla, sedano, così. Soffritto, olio di oliva, buono, così. E poi carne, ma io uso quella scelta perché non mi piace tanto grassa. So, per loro mettono grassa. C'è mia moglie che ti dice che va bene. Okay, bene, allora. Questo qua, poi metto un po' di secret ingredients. Poi un pochino di un chiodo o due chiodi di garofano, un po' di noce moscato, un po' di cannella anche, un pochino di poco, però è un pochino di peperoncino. Oh wow, peperoncino va bene. E basta. Pomodoro. Ok. Quello di... così e non così. La prossima volta che vengo a Milano, finito va il bene, COVID. Va bene, dai. Beh, insomma, io sono veramente, cioè che dire, cioè sei uno dei miei miti, averti qui ospite è qualcosa di eccezionale. Dai, sono onorato, grazie. Anche perché io ti ascoltavo dai tempi di Alice Cooper, Yes and Today. Cioè, è una cosa meravigliosa averti qui, quindi nel mio... Tu conosci Yesterday and Today? Yeah, perché... Yes. Non sono... qua sono poco conosciuti, però io li conosco... Sì, però dal secondo disco, I think, o terzo, hanno cambiato il nome a Y&T. Yeah, sì. So, dimentico che erano Yesterday and Today. Yesterday and Today. Li conosco proprio i primi album conosco, quindi te l'ho detto prima che io ascolto musica che in Italia era un marziano, cioè ero un UFO quando ascoltavo. C'è un po' di gente che ascoltano che Y&T che vengono, sono visto, no, ho visto loro a Black Horse Pub e anche a Como o Bellagio, sì, posto lì vengono a suonare, bello.
Bello, bello, bene. Bene, hai visto quanta gente c'è? Ce ne sono 560 persone tra... Qui stiamo streamando su Facebook, Ciao su... Marco, ciao Marco. Ciao. Su Facebook, anche su Twitch stiamo streamando, comunque principalmente su YouTube. Io consiglio agli amici che sono su Facebook di venire su YouTube perché si vede, innanzitutto si vede molto meglio, ma anche perché così potete vedere la chat, altrimenti voi vedete solo la vostra, ecco, quindi... Ecco, Bene, ma bene. sono contento, dai. Allora, beh, forse è anche la prima volta che sei davanti a un pubblico dopo tanto tempo, perché quant'è che non suoni? Un bel po', Oh, forse. sì, l'ultima data che ho fatto era, I think it was 23 settembre and, di 2020. Sì. 2020. Vabbè, insomma, sei riuscito anche a fare Sì, qualcosa, sì. perché Estate, sì, in estate sì. c'eravamo. Ma tutti, i musicisti, c'è posti di suonare fuori, tavoli separati, però fuori in inverno è difficile. Lo speriamo per primavera, estate, difficile. Bene, bene, bene. Dai, speriamo di ritornare Esatto. al più presto a suonare. Ne abbiamo tanto bisogno, effettivamente. Sì, Ok. manca tantissimo. So. Comunque sto provando di scrivere Cosa stai facendo adesso di bello? questo qua, suonare e scrivere pezzi. Sto scrivendo per Steph Burns League, che abbiamo un nuovo singolo che è quasi pronto, dobbiamo solo fare mastering. E poi uscirà un singolo, Steph Burns League, con Juan van Emmeloot, Paola Zadra, sperando il più presto possibile di andare a suonare. E poi uscirà altri pezzi. Vediamo come sarà un disco o EP o something. E poi altre piccole cose. Scrivo con Peppino D'Agostino, scrivo con Will Hunt. Lavoro per Vasco, un po' di cose, un po' di viaggi in studio con le mascherine a Bologna, con Celso Valli. Vince Pastono, Nicole Vinieri, Vince l'unico che mi manca, poi io li ho Ah, Vince, intervistati. Vince, vince, devi venire bisogna. tu. Dopodiché, ma adesso che sei venuto tu, devi venire per forza, quindi. Yeah, man. Ok, I'll try to convince him, man. Lui è un grande fratello mio. So. Benissimo. Allora, comincerei. Intanto prepariamo tutti quanti. Vedo, tanto sono gentilissimi che hanno anche attivato le super chat. Ringrazio Luigi Floris, Guido Russo, gentilissimi come sempre. Ci sono anche, tu non li vedi, ma io li vedo tanti verdi che sono i miei abbonati al canale, che ringrazio infinitamente. E io Cosa vuol comincerei allora. dire? Cosa vuol dire Super Chat 5 euro? Super 5 sono praticamente, sono, eccoli qua, guarda, ci faccio vedere. C'è la possibilità di attivare la super chat come riconoscimento alla serata, all'artista. C'è la possibilità di evidenziare. Si utilizza, è una cosa da gamers teoricamente, però lo facciamo Ok. anche questa sera. Lo facciamo chi vuole farlo Ah. come omaggio diciamo, all'ospite che è invitato a Phantom. Quindi è una bella cosa, anche perché, sai, io insisto molto. Stavamo parlando prima di musica, no? Di rock, eccetera, eccetera. Io insisto molto nella necessità di imparare, noi per primi come musicisti, a riconoscere e sostenere chi fa una musica di un certo tipo. Perché tu che, diciamo, hai fatto tanta storia nella musica, sai che praticamente negli anni 2000 sono spariti i dischi sostanzialmente, cioè, e questo purtroppo ha letteralmente distrutto, cioè ha spezzato quell'anello che chiudeva, diciamo, cioè, il sostentamento alla musica. Quindi oggi come oggi per un musicista è difficile, non c'è più l'acquisto del disco che sosteneva le major, quindi, e le major che poi chiamavano gli artisti. Prima stavamo parlando di Elton John. Il film Rocketman, quanto bello è, quanto bello era vedere che lui, cioè, lui faceva i pezzi e lo buttavano sopra un palco perché era una macchina da soldi. Adesso questa cosa è difficile che si realizzi e quindi
Io spero che con queste attività si ritorni perlomeno un po' a sostenere la musica, perché sennò la musica da sola... Sì, è vero. No, per me è sempre stato musica live, una cosa importante. Tutto, l'energia, l'improvvisazione, la magia che succede fra il gruppo e la magia che succede dal gruppo sul palco e il pubblico. E poi, certo. È da tutti i tempi, you know? Io ricordo che mia mamma ha detto che ha visto Billie Holiday live. per immaginare una cosa così, like, wow. Io ho visto Led Zeppelin live. Wow. So, I think sono fortunato, perché è una cosa così, anche, in 1977. So, tanti concerti abbiamo visto. E adesso quando siamo sul palco, e si vede la gente che si sente la stessa cosa, si sente la stessa cosa qua, è un tipo viaggio multiplied da tanta gente. Questo è il top, è top. Assolutamente. Ma facciamo la solita domanda di rito, cioè non cerchiamo di non fare... Volume per Steph, cosa vuol dire volume? Che non volume, si sente bene, è ecco, alto. Forse è il volume della voce, volume a Steph forse. Vediamo, volume è troppo alto o è basso, dicono. Ok, allora faccio così, come si sente meglio tutta la gente. Come? Volume Steph è basso, sì, dai. È perché abbiamo fatto qualche trick per far suonare Steph stasera. La prossima volta sarà meglio, però stasera abbiamo usato il microfono in una maniera... Okay. Un po' particolare. Faccio più così, scusate. Ok, molto bene. Niente, allora cominciamo con la solita domanda. Come hai cominciato a suonare? Io ho cominciato perché mio papà ha suonato. E poi ho sentito in casa, lui ha suonato sempre pezzi di Bob Dylan, Woody Guthrie, cose così. So, io ho visto Re, La, e Mi. E anche Do, però Sol ed è troppo difficile perché devi fare le cose così. C'è un gatto che è arrivato. Vieni qua, Melody, dai. C'è anche il peloso. Okay. So, che bello. Lei dice, yo. So, Steph, lui, sì, io, ha suonato la chitarra. E mi ha insegnato mio papà. E poi, di solito, radio, lui, tutte le cose così. Suonato in mio garage con il mio fratello Josh. Lui è batterista e suonato con il sato così. Poi avevo una, come si chiama? Fender Mustang. Ah, sì. Prima era Winston, red, chitarra rossa che costava $50, però the Fender Mustang, $150. Io ho già piaciuto tanto the humbucking pickup. I said, Dad, yeah. Io voglio un Gibson. He's like, hey, hold on, perché Gibson è già, $400, qualcosa. Allora... abbiamo messo un humbucking sulla Fender Mustang e avevo un suono più grassa mi è piaciuto. Da questo punto ho sempre innamorato di humbucking pickups. Certo. Ora c'è anche Rocco Pezzin, l'amico, caro amico Rocco Pezzin, che ti fa una domanda. Grazie, Steph, volevo sapere se hai qualche aneddoto episodio da raccontare della registrazione di Hey Stupid, album fenomenale di Alice Cooper. È stato bellissimo. Abbiamo registrato quasi tutto, bass, drums, guitar, abbiamo registrato in New York, in Woodstock, I think it was... Woodstock o Bearsville, I forget if it was Bearsville or near Bearsville. Anyway, con Mickey Curry, was a great drummer, is a great drummer. Hugh McDonald, bass player from Bon Jovi, and Peter Collins producing. We did everything. We came to Los Angeles, and then Slash came in to play the solo,
and the Phils, and simpaticissimo lui, was really tranquillo, and quel momento lì posso dire che era una bicchiere pieno di ghiaccio e altre cose abbastanza forte. Lui aveva il suo drink, però è stato, ho visto che ha bevuto abbastanza tanto, lui was, he was completely cool. Marshall gigante con the power attenuators. Ah, ok. So, il vecchio vintage Marshall, così, è stato molto bello. Mm. E poi basta. It was Joe Satriani, ha fatto sua cosa in San Francisco, credo, da, you know, mandato i files. Yeah. Fantastico, fantastico. But il resto del disco è stato fantastico. C'è Nikki Sixx, che è arrivato di suonare il basso sul Feed My Frankenstein. Mm. Avevo bisogno di insegnarlo a fare come il riff, specialmente durante la part che era un po' syncopated, that goes, I think it's the bridge. Ci voleva un po' di tempo, però lui è stato grandissimo. Lui ha un suono che se senti di Dr. Feelgood, eccetera, quel suono di basso è incredibile. Ok. Poi secondo me c'è un po' di porn actresses che è arrivato in studio anche per salutarlo. Addirittura. Hollywood, baby. Dai. Noi tutti like, ciao. E lui, ragazzi. I'll see you guys in a little while. Fantastico, incredibile. Pazzesco. Ma actors o anche actress? Actress only. Actress, okay. Yeah. Bello. Yeah, she wanted to show him, she wanted to show, Nikki, I have a new piercing. Yeah. Andiamo a provare. E noi, okay, facciamo pranzo. Coffee break for Nikki Sixx. Un mito. Mamma mia, pazzesco, pazzesco. Okay. Tanto c'è una domanda qui di... Scusate ragazzi se do la priorità chiaramente alle super chat, perché sono quelle che vedo in mezzo al marasma. Conosci Gustavo Santaolalla? No, non credo. Non da nome, però magari di faccia. Non lo so, è una domanda. Quindi, ciao Gustavo. Comunque. Ciao Gustavo. Okay. Bene, e quali sono stati i chitarristi che ti hanno ispirato a suonare poi come sei diventato? Perché tu sei... molto poliedrico, quindi suoni veramente di tutto. Cioè, no, cioè, magari la gente pensa che sei un rocker, se in realtà hai suonato di tutto. Cioè, mi piace, I don't know. Non suono bene in tutti gli stili, sicuramente, però mi piace provare. There was all'inizio it was just Beatles, però non erano solo canzoni all'inizio, poi avevo capito dopo da sentire dei chitarristi bravi, e di solito era già 9-10 anni arrivato Jimmy Page, Hendrix, and Tony Iommi, and then in anni 70 sì. Arrivato Allman Brothers Band, ero innamorato di Duane Allman e Dickie Betts. And so it just kept moving on. Ritchie Blackmore in the stesso momento. Then it was also other Southern rock, tipo Lynyrd Skynyrd, Marshall Tucker Band with Toy Caldwell, B.B. King, and then I started. Then in the ancora middle of anni 70, arrivato fusion, and I started Jeff Beck and John McLaughlin, and then progressive rock was Yes and Kansas, and man, so much music. And then the end of the 70s, Pat Metheny came along, and I was like, no, this is too good. So I'm innamorato di Pat Metheny also. Hey, look, there's some questions on here. Cosa pensi di Rory Gallagher? Great. Okay. Come stai? Bene. Bene, bene. Quali sono i tuoi pickups preferiti? Okay, Texas Specials and the Jeff Beck. Jeff Beck. Humbucking, exactly. Parlaci della tua chitarra, facciala vedere. Ok, ecco. Don't chew the cables, Melody. She speaks only English. Lei, ma questa masticare tutte
cavi, a casino. Ok, so this is my custom shop Stratocaster from 1991. Uh-huh. And I did this, non lo so perché. And then it has the Strat Plus bridge. Yeah. In the anni 90. 90, sì. This is the push-push. Okay. Coil tap. Ah, fantastico quello. Jeff Beck, yeah. I really got used to it. So yeah. All my Stratocasters, I have this one. I love this. Yeah. I love so much. Texas Special, Seymour Duncan, Jeff okay. Beck. Okay. What else is on here? Then roller nut. Yeah, the roller nut. It used to have the Wilkinson roller nut, and then I took it off. I don't know why. the Wilkinson is good too. They're both fine. And the locking tuners. Locking tuner, yes. So important. So you can use the the whammy bar and. If you played that, you know. If you played that on the old Strat, it was always out of tune. So I like these things. Yeah. Tonalità, no. Okay. Accordare. C'è una domanda di Marco De Maio. Grazie intervista. Se non sbaglio, Steph è stato anche ospitato al G3. Con G3, Satriani, sì. E Fripp. Bellissima quell'esperienza. Oh, was amazing. Was amazing. I ho fatto solo un pochino di pipì. Non tanto, perché non volevo, però it was il mio amico Jeff Campitelli, il batterista di Joe Satriani. Joe conosco da San Francisco. Steve ho conosciuto solo una volta prima, però Jeff is my good friend. And noi suoniamo spesso a San Francisco con un gruppo, si chiama Burns Campitelli Funk. Wow. Che è diverso di Burns Golinelli Hunt, però ha la stessa ritmica. And so I went up as a guest to play a couple of songs at the end, un jam che ha scritto Steve Vai e anche un Keep on Rocking in the Free World, and then we traded for Robert Fripp is fantastic. He's just it's such, as a person and as a creative artist, tutto e due è fantastico. Robert, yeah, fantastic. And Joe is a gem, and Steve Vai is my guru. Sono proprio lui mi ha insegnato così tante cose, non solo della chitarra, ma anche nella vita. Steve è uno di seguire e sentire, perché è molto saggia. Mm. Saggio? Saggio. Saggio. Sì. Yeah. Ok, molto bene. Ciao Steph, così parliamo anche di cosa stai usando, perché abbiamo fatto un po' di prove. Sei un grande, stai uscendo con Helix diretta nella scheda audio. Yeah, ciao, prima. Grazie. Ecco. Così spieghi come... Ma hanno detto questa? Sembra che sto facendo Helix con scheda audio? No, hai detto tu. No, loro hanno scritto, ma loro sanno che tu stai usando Helix. Ah, ok, yes, I have a beautiful Helix floor here, and quando io e Marco abbiamo parlato, ho detto, ma come posso, io ho provato di fare con il microfono e un piccolo ampli qui. Invece mi hai mandato tu, Marco, grazie a te, un patch, e questo patch... Posso usare il microfono, posso usare la chitarra e vai diretta a scheda audio, mio Focusrite Claret, e poi nel computer Thunderbolt. A me piace questa parola, Thunderbolt. What do you use? Thunderbolt. Fantastic. And that's it. So I just tweaked the sounds a little bit this morning. Sto usando questa, mettiamo un po' di riverbero, perché mi piace stare in The Grand Canyon. Suona bello, dai, suona molto bello. Dai, ci suoni qualcosa? Perché suono qualcosa? Yes, absolutely. I play with a backing track from Swamp Tea. Wow. Perché wow. Somebody, ho visto qualcuno ha scritto Swamp Tea. Allora facciamo. Sì, speaker preferenze, Celestian. Ok, bene. Okay, Plettri. Che Plettri? Sì, questo qua. Questo qua. Max Grip Dunlop 1 millimeter. Is this 1 millimeter?
No, 88, dai, è troppo. 88. Ecco, 1 minuto. Questo, ok. Cosa Ok. faccio? Swamp T è, qualsiasi di Swamp T è bellissima. Ok, faccio qualcosa di Suona swampy. digitale analogico, dopo ci spieghi, dopo, perché adesso stai suonando solo in digitale, Yeah. però poi ci spieghi Oh. live cosa usi. Oh, live, ok, yeah. Ok. Così sì. Dai, hai ragione, Summer 68 volevo, però non avevo il backing track. Backing track, yeah. Love Monster mi piacerebbe, però ok, spero che ti piace questa, dai, allora faccio Echo Lake. Aspetta perché, secondo me, no. Technical difficulties, ladies and gentlemen. Please forgive us. Ah, I It's know this song. my band. Yeah. Aspetta, no. Of course, when things happen, they don't act the same, so Ah. let's see. You ready? Ragazzi, è stato bravissimo Steph in questi giorni, perché mi ha Ah, seguito. sono un bravo studente, è vero? Sì, sei stato bravo, Sei veramente. un bravo. Sei stato bravo, devo dire la verità. Eccomi. Ma perché ho scelto altro? Non ho colpa mia questa volta. Ho scelto questo. La camera abbassa. Perfetto. Thank you.
Mamma mia! Fantastico! Cioè, cioè, sentire questi pezzi così, suonati così, qua, a Fantoma, cioè. Oh. Perché sta partendo... Fantastico, cioè, è un sogno, ragazzi, svegliatemi. Intanto, guarda, registriamo il record 8,91 in questo momento siamo, così giusto per... forse arriviamo a 1000 questa sera. Wow, fantastico. 891 persone. 891 persone è un bel teatro, eh. Siamo in teatro. È come essere in un bel teatro. Meno male. Guarda che c'è... Sono felice, dai. Oh, tanto ringrazio... Devo ricordare questo di nuovo, è vero. Ah, sì, sì, guarda, tanto ringraziamo, guarda, tante persone, guarda, c'è anche David Carelli, mio amico. Vedo che... Vedi che qui questa sera giustamente c'è chi stiamo facendo uno spettacolo e che paga il biglietto automaticamente. Vedi, questo è bellissimo, ragazzi. E a me c'è una cosa che mi piace tantissimo, perché questo permette di sostenere la musica. Lo dico, continuo a dirlo e non mi stancherò mai di dirlo, perché dobbiamo imparare da noi. Basta poco, siamo tantissimi e quindi bene così. Allora... c'era una domanda che mi piaceva, come componi una solo del genere? Perché questa è una cosa, cioè una solo così è spettacolare. Come lo componi? Aspetta, il gatto sta masticando. Ok, okay, no. Oh, I don't know. Come facciamo tutti noi? Il musicista, tu... you know, imparare a suonare la chitarra, il tuo strumento, e poi cerco io cerco di fare qualcosa melodica, una cosa che si può anche cantare, oppure un passaggio che mi ispira. I don't know, non so come, però cerco di io parlo quando faccio il seminario eccetera, un clinic, sì, parlo delle sweet notes. Questo è quando, bravo, fai una solo, quando stai improvvisando, e quando sai quale note sarebbe bello durante un cambio, una frase, io cerco di stare lì. Se tu vai avanti e fai le cose veloce, per esempio, che non stai attento a dove finisce, ti lascia like un po', you know, un po' disappointed. So cerco di the sweet notes. I look for the sweet notes, the okay, melodies. E poi anche a me piace a classic melody. Può essere una cosa di anche... un composer, you know, Gershwin or McCartney or Morricone. Assolutamente. Trovo un passaggio melodico. Puoi prendere queste pillole di melody e mettere in un canzone, che è molto bello. Sono d'accordo. Infatti, Pat Metheny è uno bravissimo a fare questo. Ogni tanto io sento qualcosa di Miles Davis o qualcosa di... Lui ha un pezzo che ha una melodia che ho sentito su Pontiac commercial, la pubblicità per la macchina. Ho sentito questo e cazzo, Pat, sei un mito. Ma perché, diciamo, io di solito quando suono non sto pensando alle scale, non sto pensando all'armonia, cioè sto pensando alla nota, cioè canto sostanzialmente. Bravo, esatto. Io sento, nel tuo modo di suonare, sembra che tu stia cantando in realtà, non solo sto suonando uno strumento, potresti suonare qualsiasi cosa, in realtà tu stai cantando con la voce ma stai usando la chitarra. It's my first inspiration, mio primo ispirazione sono i cantanti. Bravissimo, bravissimo, dillo forte. È vero, it's like se posso suonare la chitarra come canta Sam Cooke, sarò, you know, contento tutta la vita. E poi, you know, che i cantanti usano il vibrato diverso, puoi usare posti diversi, it's fantastic. Jeff Beck è uno che fa questo, è migliore fare questa cosa. Io ascolto lui e come, ma lui usa la chitarra in un modo che
È magia, sì. Però lui canta con la chitarra, so provo di vai in quella direzione lì più possibile. Sì, assolutamente, anche perché è uno dei pochi che per esempio ha fatto quell'album Emotions, no? Se non ricordo Emotion male. And Commotion. Dove fa anche Nessun Dorma, fa musica classica, proprio perché ha questo modo di suonare. È perfetto per lui. Esattamente, ma anche tu però ricordi su certe cose, ricordi il suo modo, l'uso della leva in modo molto... molto melodico, ecco, la leva tremolo. Io credo che posso magari pulire le scarpe di Jeff Beck e basta. non dire così. Questo è... Ascoltami. Però posso pulire bene, perché sono bravo a pulire le scarpe, anche la casa, anche fare il ragù, anche se ho visto qualcuno che ha detto di Bologna, che ha detto... non è proprio bolognese, e lo so, non ho detto questo, io ho aggiunto miei gusti. Ovvio. Cioè, esatto, poco fare così. Infatti tu non devi suonare come Jeff Beck, cioè prendi, come hai detto, delle cose di Jeff. L'importante è prendere. Da 1974 lui mi ha ispirato, poi è andato anche indietro a sentire un paio di dischi prima anche un po' di Yardbirds, per un po' giovane. Per lui è cominciato a fare un po' di fusion, I liked it a little bit more. Ho visto uno scritto Santana che canta con la chitarra. Santana era un altro dei miei preferiti da 79, nei primi dischi. Noi abbiamo fatto con il mio gruppo in scuola media Black Magic Woman e le cose così, oye come va. Ok, ho visto chiamare tante volte Echo Lake. A questo punto possiamo fare facciamo Echo Lake. Lake. Ma ho già fatto Echo Lake. Ah, ok, scusa. scusa. L'unico pezzo che ho fatto. No, scusami. Il titolo è Echo Lake, qual è lì? No, scusa, perché l'ho visto tante volte. Hai ragione, non mi sono confuso il titolo. Ho preso un granchio. No, però allora ci suona in qualcos'altro. Invece no, avevo in mente un altro pezzo, Sky Angel. Mi sono confuso io col nome, scusami. Dai, provo Sky Angel. Sky Angel. Scusate, ho preso un granchione terribile. L'ho fatto con Sono vecchio. Sono vecchio. Senti, non comincia, bambino, giovane. Io ho già 100 anni. Non ho 100 anni, però anyway, volevo dire che Sky Angel è di Alberto Rocchetti. E io ho messo la melodia, però ho seguito quello che ha fatto lui. Era un interludio anche che abbiamo fatto durante il concerto di Vasco. And that's it. Let's see. Ecco lei. There we go. Poi ho visto. Sto cercando di leggere ogni tanto. È possibile leggere. All right, so let's try this one. Ok, devo fare tutto. Vai. Microfono. Sei bravissimo. Un grande applauso virtuale a Steph. Guardate, veramente sto bravissimo. Grande. Poi guarda, ha curato le luci. È stato proprio... perfetto. Non so se vede bene. Uè, guarda lì. Guarda, c'è Paul McCartney. Ringo Starr. Ringo Starr. Over there is John Lennon. John Lennon, yeah. And then these two is George and and Paul. Anyway. Fantastico. I like the Beatles. Okay, allora. Grande. Thank you.
mia. Mi dispiace per il casino. No, no, sono... ho dovuto trattenere il respiro. Oh, thank you. È veramente qualcosa di fantastico. Cioè, una melodia pazzesca. Cioè, sto cercando di non so come trasferirti quello che stanno scrivendo. Ci sono un miliardo di commenti bellissimi, ma vabbè, io sapevo come suonare, cioè i dischi li conosco, però vederti qui puoi capire che razza di meraviglia può esserci. È qualcosa di questo pezzo qua era... Ma faccio così. Thank you. Oops. No, è bello, you know, per me, anche per suonare finalmente. I mean, ecco. È, non è proprio nel locale, però... Però, insomma, intanto ci accontentiamo, poi magari... Aspetta che... vediamo un po' che tolgo qui, no? Anche perché tra l'altro c'è veramente una generosità da parte dei ragazzi che è incredibile. E questo è quello che intendevo. Cioè, secondo me un artista così va premiato... e quindi guarda, anche addirittura Renzo Colomeo, qualcosa di Gary Moore, Rory Gallagher, saluti dall'Irlanda a tutti, a dire dall'Irlanda siamo anche, quindi cioè questa sera Gary and Rory, the Irish guys. Ok, è veramente una serata incredibile da ripetere, Steph. Dai, bisogna che le ripetiamo, anche perché guarda, un pubblico così, cioè siamo a 931, che okay? Abbiamo battuto qualsiasi record possibile, immaginabile. Vai bene, dai, ascolta, dai. Riprendo una domanda di qualche tempo fa, parliamo un po' di strumentazione live, cosa usi? Tra l'altro noi abbiamo un grande amico comune che è Massimo Mantovani, che stasera non c'è, però so che... Sì, Massimo, you know, prima lui mi ha fatto anche di pedaliere, e then purtroppo è tutto stato rubato. Ecco, guarda, mi ha appena scritto adesso su WhatsApp, ti stai divertendo. Massimo? Sì, hai sentito il titin che era lui. Grande Max. Grande Massimo. Ti aspetto di nuovo. Sì, sì. Con Massimo è una bella collaborazione. Sì, lui ma lui ha fatto il mio amplificatore e due ampli che è stato rubato, però lui ha fatto anche i nuovi che ho qua. Anyway. No, ho paura che... No, che non si stacchi qualcosa. It's right over there. Ah? With Marshall. Okay. And so he customizes my... he's building me a new pedal board, customize the Marshalls, yep. Perché mi piace the versatility di 900, but, sì. But I didn't like the stock, so mi è piaciuto quando lui ha messo su magia, ogni volta ho chiesto ma cosa hai fatto? E lui è... è la ricetta del ragù, lui fa... sì, ma io dico tutto, anche con, mi critica anche, però io dico, mio gusto, gusti sono gusti. Esatto. So Massimo is great, and I want to say grazie anche a Daniele Gotardo, che lo ringrazio. Grazie tanto anch'io, perché sennò questa sera non c'eri. Quindi... No, lui, esatto, lui mi ha detto che questo è un bel programma, che è carino e facciamo. So, allora, bene. Sono contento. Infatti, Daniele Gotardo, mamma mia, che chitarrista. Io prendo lezione e poi imparare, però no, lui ha un modo. Poi è sempre proprio gusti in suo... in soul shredding and bebop and jazz and... ho visto che hai Matteo Mancuso anche Matteo Mancuso è stato uno dei primi. No, questi it's like I don't know, I think it's like if you want to talk about the best guitar players in the world, maybe two of them are in Italy, Daniele e Matteo Matteo e Daniele e Young and Young, yeah, that's the thing. I mean Matteo non so, ormai spero che ha 22 anni, però io non lo so. Io ho visto quando avevo, you know, online, 18, 19. Sì. È incredibile. Quindi, tornando un attimo alla strumentazione, tu hai il GCM 900, che poi tra l'altro tu hai subito anche un furto, purtroppo,
Non hai più non hai più trovato niente di quella roba lì? No, sì? No. No, so. Okay. Era vicino, però poi uno che ha fatto vedere mio amico, guarda che ho questo, e lui non lo so, poi avevo visto che io ho pubblicato. Quando ho pubblicato, che tutti hanno detto di pubblicare perché, come si chiama? Negrita. Sì. Che hanno rubato loro. Ah, sì, anche Negrita, sì, il furgoncino. E poi hanno postato, poi hanno preso tutto indietro. Funzionava bene per loro. Per me un po' meno. Si vede che era un fan che si è tenuto tutto quanto a casa. e quindi adesso usi Helix, ma lo usi solo come effetti, non lo usi come... Esatto, le Marshall sono il suono di Marshall Strato, okay. E poi serve un po' di boosting the levels, ogni tanto il solo metto un po' di delay, riverbero, però in stadi spesso non serve riverbero, ogni tanto qualche effetto, maybe whammy, tipico quando serve un tremolo, un chorus, una cosa così. So tutto con i Helix, che trovo molto bene per questa cosa. Avevo bisogno un po' di tempo di imparare, però dopo un po' ho imparato e anche imparato una cosa da te oggi, del salvare delle cose di un patch e un altro, e non cambio l'altro, e comunque non... Bello. Ma sei stato bravo, sei stato, perché ti sei fatto il tuo suono, sei stato... Perché poi, come dico sempre, a tutti quelli... Cioè, il digitale è lo stesso dell'analogico, cioè le competenze sono le stesse, non è che si cambia, è che uno lo fai sul pedalino, uno lo fai su uno schermo, ma è la stessa cosa. Se uno sa tirar fuori un bel suono, lo tira fuori sia con l'analogico che con... Io ho sempre usato Digital Effects da my Elise's Quadriverb, che ho ancora due qua. Yeah. So it's a digital delay, it's a chorus, it's reverb, and so it's basically the same. Solo che in un concerto grande, quando tu devi, cambiare suoni da un parte di un pezzo a un altro, ma drasticamente, è completamente utile come un tool, very useful tool. Certo. That's English, useful tool. Useful tool. Attrezzo utile. Cosa dice attrezzo? Tools. Tools, yeah. Tools. Utile. Utile, useful. Yeah. Ok. E, beh, ovviamente tu sei in Italia grazie a un idolo comune che è il grande Vasco Rossi. Sì. Come è successa questa magia con il grande Vasco che ti ha portato qui? Well, adesso sono in Italia perché c'è mia figlia Jamie in Italia, per questo vivo qua. Però c'è lei, grazie anche perché sono venuto qua. Ma per fortuna Guido e Vasco mi hanno sentito su quel disco di Alice Cooper, Hey Stupid. Mi hanno chiamato per un session in Los Angeles per registrare le cose di Gli Spari Sopra. Dimenticato com'era. Delusa, Occhi Blu e credo un terzo pezzo, tre pezzi lì. E poi da lì Rock Sotto l'Assedio, 95. So da quella storia sono sempre qui in Italia. Vivo qua a Milano adesso da 2 anni. Sai che non ho una macchina. La prima serve. Volta nella mia vita. Ma non serve a Milano. Ma a Milano non serve. Se quando ti serve la noleggi. Ogni tanto serve, devo dire. Però soprattutto no. Ma la noleggi se ti serve. Conviene. Sì. La noleggio, car to go. Enjoy, monopattino, biciclette e 2 piedi. Grande. Non serve una macchina. Questo, ho 100 anni e non è la prima volta nella mia vita che non ho una macchina. Vasco is incredible. Anche abbiamo parlato di lui prima, della magia. Perché tu chiedi, come si fa un pezzo
che ha un suono, un feeling un po' British American classic rock. Spesso lui è ispirato di questa cosa per fare con la lingua italiana. Per me lui è un mago. I mean, lo so che è due cose. C'è magia e poi è più bravo. Per fare questi pezzi che fa, che usa la lingua, che ha un modo di esprimere, it's incredibile. E anche grazie a lui ho imparato un pochino di più della lingua italiana, perché all'inizio non avevo un'idea di cosa sta parlando. Dopo un po' avevo capito, and it's incredible. Il tuo italiano è bellissimo, è perfetto. È mio italiano? Sì, è perfetto. Meglio del mio inglese, sicuramente. Well, no, io parlo male sicuro. Mm. Sicuro. No. Non si dice sicuro? No, sicuro. Sicuramente. Siculo è della Sicilia, però ci va l'accento sulla I. Yeah. Io guardo il film ogni tanto in italiano, però metto sottotitoli in italiano. Okay. And così comunque di leggere e guardare si capisce in più. Okay. Hey, do we have some kind of questions here? Rock sotto le sedio, yeah. No. Ciao Marco and Steph. In your monitor, Uzi, yeah. Steph. I'm using these right here. They are J. Harvey Audio, JH. Yeah. Okay. And I really like them. Ciao zio Steph, ciao nipote. No. Oh Gabriele, I know Gabriele, un bravo ragazzo Gabriele. Ok. Shine da solo, non so se posso fare. Saluto da Frosinone. Civico 1. Yeah man, that's great. Gianni, I know, and Ivano. Jimmy Page, ciao Jimmy, mi scritto. Oh no. No, non è lui. No, non è lui. Lui no. È scritto di ragazzo. Fantastico, fantastico. E comunque, no, stavamo parlando prima che Vasco, cioè, tu vieni da una storia del rock americano che è quella a cui io mi ispiro maggiormente. E, cioè, sei un mito tra i miti. E si diceva Vasco che ha sempre avuto dei gusti meravigliosi sulla scelta degli strumentisti, i chitarristi soprattutto, ha sempre avuto grandissimi personaggi, però stavamo dicendo prima che in Italia diciamo, lui è il vero rocker, poi in realtà non ci sono stati altri fenomeni, diciamo, delle situazioni. Cioè il pubblico italiano ama da morire Vasco, però poi non c'è tanto, sì c'è Ligabue ma è un'altra cosa, però il rock alla Vasco lo fa solo Vasco. Sì, lui ha creato il suo stile, proprio il suo. It's indistinguishable, meaning è sempre lui. Esatto. Lui fa lui. Questa è la magia dell'arte, della musica, del compositore, degli artisti. È arte. So, I don't know. Non posso spiegare. È solo che è bravissimo. Sì, ma che bravo è! Assolutamente. Ma è bravo, però la cosa che mi chiedo sempre è perché ci sia solo lui e tutto il rock. Cioè, altre band rock non sono venute fuori così in modo cioè come è venuto fuori lui, cioè solo lui alla fine. Poi abbiamo tanta musica pop, per carità, cioè, in Italia c'è molta musica pop, però diciamo il vero rocker alla fine è rimasto lui e ha sempre avuto dei musicisti che vengono da diciamo da quel mondo lì, quindi dal mondo del rock, quindi diciamo tra virgolette è bello da una parte, ma è un peccato che ci sia solo lui ad essere così. Ho capito, perché, sì. Hai capito? Cioè, non c'è un mood come negli Stati Uniti, dove ci sono tantissime band, cioè come quelle. Però io credo che, sono sicuro, che comunque c'è tantissimi artisti grandi italiani, è solo che lui, è proprio, like I said, I don't know how to say in Italian, però unica. Unico in suo modo di fare rock music. So, però I think it's just è una questione di stile anche, perché c'è tanti musicisti e artisti italiani da tutti i tempi che fanno, anche può essere rock o può essere pop, può essere jazz. So, I don't know, non lo so perché.
però è unico in quel stile. Beh, l'importante è che almeno lui ci sia e che ti abbia chiamato a suonare con lui. E... questo è l'importante. Sono veramente però sarebbe, sarebbe bello che ci fossero tanti Vasco. Non tribute band, no. Cioè, ma, no, perché ce ne sono troppe. Per carità, bello tutto quello che volete, però ci vorrebbero tanti Vasco, cioè tanti generi, cioè come un po' come negli Stati Uniti. Poi tra l'altro tu hai avuto anche un'esperienza bellissima con quel Lewis and the News, cioè lì deve essere stato... Raccontaci qualcosa di lì. Sì, da 2000 I remember che Chris Hayes, chitarrista originale, lui ha deciso di andare in pensione. And, and so I cominciato a suonare con loro, che ho già, già conosciuto da San Francisco. Perché tanti gruppi famosi che è venuto da nostra parte, come qui you know, in Italia, c'è cioè quelli gruppi di Milano, di Roma, di Bologna, di Puglia, rock groups. But Huey ha cominciato a suonare, che è stato molto bello, perché ogni gruppo che di suonare, quando ero più giovane anche di più, the feeling, la sensazione di suonare una solo delle chitarre che tu hai imparato quando eri giovane e fare sul palco con quello che hai sentito solo con il disco prima, come Alice Cooper quando ho fatto così, like, wow, I play 18, you know, $1 billion babies, welcome to my nightmare. And the same thing with Huey Lewis, I want a new drug, power of love. And... some of my other ones, If This Is It, the solo di If This Is It, it's just a couple of, anyway, un grandissimo gruppo, live, incredibile, con i fiati, e basso, batteria, proprio tutto, rhythm section, Sean, tastiere, è un gruppo live, just un sogno, e manca proprio il touring anche, devo dire, poi purtroppo lui, Huey, che ha un problema del... inner ear dell'orecchio dentro che fa una distorsione sul suono. Allora quando sente la musica sente solo un rumore strano sotto che non trova anche la tonalità, purtroppo. Allora non suoniamo più per ora, speriamo che tornerà un pochino, but it's a comunque great group. Guarda, allora facciamo così, accogliamo la grande generosità di Renzo Colameo. Can you play again? Anything you like. Thanks. Yeah, I can play again. I'm going to play this one for my friend and manager, Alberto Pietropetosa. Okay, this is still a chance. Yeah. Because lui like, say, hey, Alberto, io faccio un clinic. Ma vuoi venire? He says, solo se suoni Walking a Penguin, io vengo. Yeah. Okay. Fantastic. It's Dean Castronovo. Mitico.
Grande! Sudando! Va fantastico, ti stai divertendo! Ti stai divertendo, di la verità. Sì, cioè, noi siamo qua e che stiamo saltando perché... Sono un pochino... rusty, come si dice rusty? Arrugginito. Yeah, perché è stato un po' di tempo, però dai, adesso sono pronto. Adesso sono pronto. Da domani facciamo un'altra allora. Okay. Fantastico, fantastico. Ragazzi, che meraviglia. Che meraviglia. Okay. mi fa male qua, hai capito? Perché... Oh, that's the best, man. Face pain, we call that. Yeah. Cioè, il sorriso. Yeah. Cioè, tutti i muscoli qua, ma è la cosa migliore. Fantastico. You know? Un po' di brividi, un po' di dolore del sorriso. That's the best. Quando la musica fa così, it's incredibile. Ci voleva... Vabbè, una delle... Questo Covid, tante cose brutte, però questa... Il fantome è una cosa bellissima, devo dire la verità. È la cosa giusta da fare. E poi, you know, come te fai bene, però, you know, all'inizio, ok, you know, facciamo più così. I mean, sperando che in futuro non sarà la normalità a fare... concerti online e cose così. No, assolutamente. Assolutamente. Noi vogliamo un tour bus, aereo, assolutamente. La valigia, la chitarra, il palco, volume, sì. Gente. E divertiamo così, dai. Quella è la tua vita, quella è la tua vita. È la vita di tanti musicisti che purtroppo in questo periodo soffrono. Perché non è solo il fatto di non suonare, ma soffrono anche, diciamo, sì, economicamente, e musicisti e tutti quelli che sono dietro i musicisti, i rodi, tutti quelli che, le persone che lavorano allo stage, cioè quelli che sono nel tour bus, bravissimo, eccetera, sì. Eccetera. Quindi ci sono tante persone che soffrono e che purtroppo in Italia, tra l'altro, ahimè, non hanno visibilità. Bravissimo, hai detto perfetto. Noi comunque possiamo fare qualcosa così. Musicisti possiamo fare comunque qualche musica, qualche lezione. Per lavoro non c'è proprio tanto, però le persone che hanno lavorato con tour, quelli sono i più grandi che... Era difficile, è proprio difficile. Cerco di fare altro lavoro e speriamo che torna presto. Speriamo più presto possibile. Sì, anche perché voglio invitarti a Padova a suonare. Questo sarebbe molto bello. Sei già venuto a Padova a suonare? Spesso sei venuto. Ma c'è un posto che si chiama Zebra. Zebra, sì, non c'è più purtroppo. Non c'è Zebra. Più, ma sì, questo è un altro problema. Questo è un altro problema, purtroppo lo Zebra. Ascolta. Hey, busking. Yeah, I'm gonna go busking. Sì, vado alla Piazza Duomo con la chitarra. Sai che ho? Let's see. Oh. Grazie a mio amico che per il mio compleanno, un paio di anni fa, Riccardo Mori, mi ha dato un'armonica. Wow. E poi ho preso questo, di mettere l'armonica qua, and I'm learning to, you know, I could get the guitar, the acoustic guitar, and I can do my and I start playing my Neil Young songs, or you know, like... Have a harmonica. I bought 3 more in different keys. Dai, I'm going right per la strada. Fantastico. Per la strada lavorare. Fantastico. Però sai che è molto difficile. Avevo capito. È quasi impossibile suonare la harmonica con la mascherina. No. Che non c'è. Ho provato anche. Allora. Allora, dai, io aspetto, non lo so, vaccino. Aspettiamo, teniamo duro. Ascoltami, c'è una cosa importante, guarda, prendo questo messaggio di, eccolo qua, Nicola Fattori,
anche lui molto generoso. Ciao Steph, sono qua con mio figlio Alessandro, che ti adora, come me del resto. Lo saluteresti in diretta? Yes. Alessandro? Sì. Devo salutare Alessandro? Assolutamente sì. Lui che vuole che io salutare suo figlio Alessandro? Assolutamente, poi ti spiego anche. Che dico ciao Alessandro? Esatto. No, non farò. That's my humor. Ciao Alessandro. Grande Alessandro. Sai perché ci tengo particolarmente a questo messaggio qua? No. Perché io sto cercando di fare, ho un altro format che si chiama Phantom New Generations, dedicato a tutti i gruppi emergenti, soprattutto i gruppi giovani, ragazzi giovani, che vogliono fare la loro musica, e uso il mio canale per dar loro visibilità. E io ho un occhio particolare per i ragazzi giovani, quindi se ci sono dei ragazzi come Alessandro che, guardando il loro idolo come Steph, come noi abbiamo fatto quando eravamo giovani e abbiamo cominciato a suonare la chitarra, sarebbe bellissimo che tanti ragazzi giovani, vedendo Steph suonare e tanti altri ospiti che ho avuto nel mio canale, poi cominciassero a suonare. Questo sarebbe una cosa meravigliosa, perché noi dobbiamo, tra i tanti problemi che c'erano anche prima del Covid, perché non è che prima la musica in Italia fosse chissà cosa, tra i tanti problemi è il bisogno di far sì che i ragazzi giovani imbraccino uno strumento, sì, una chitarra, un basso, sì, qualsiasi cosa, ma sì, suonare pianoforte, qualsiasi cosa. E quindi io veramente avere il piacere di avere te che sei un'ispirazione per i ragazzi giovani è una cosa importantissima, veramente importante. Quindi ecco perché ho voluto dare visibilità a questo messaggio in particolare, perché poi tra l'altro ci sono tantissimi ragazzi giovani coi 14-15 anni che mi seguono, e ho piacere che siano anche molto attivi con le loro domande, con le loro attività. Ecco, c'è anche Andrea. Sono arrivato tardi, non potrò nemmeno stare, vi guarderò in calma di ferita, grazie Steph, grande Steph. Guarda, stasera veramente grande, ragazzi. Okay, bellissimi Flavio. messaggi ragazzi, ecco. Veramente è un po' emozionante di vedere tutto questo, devo dire. It's like Fausto, ma è scritto FF, però credo che questo sia Fabio, mio amico Fausto. Quindi questo dico, è una battuta stupida. Se sei lì e vedi da indietro una bellissima donna, vedi solo questi capelli biondo, whatever, the long, you know, and the form così, e tu, scusi, ciao, ma come ti chiami? Lei gira Fausto. And that's all right. Okay. Vecchio joke, anyway. C'è il mio amico Dentani, diciamo, questo joke, questa battuta. Sì. Mio amico Davide, chitarra facile, c'è un po' di ispirazione Steve Morse per caso in questo pezzo. Yes. Mm. E quel pezzo lì, assolutamente Steve Morse. Questo tipo di arpeggio. Those kinds of arpeggios. Faccelo vedere bene, che non si vedeva. Oh, okay. Aspetta, che ce l'ho. A lot of delay. Let me take off some of this delay if I can. Aspetta. Phantom delay. Phantom delay. Okay, yeah, so it's like la camera. Ok, fa così, perfetto. Yeah. Oh. Simple. No, aspetta, è sbagliato. Aspetta. The whole phrase like that, and when I go up high, but there's arpeggios. I think there's two or three. È fatto con John Sepola. Rest in peace, the great late great John Sepola, che abbiamo scritto Swamp Tea insieme, quasi tutto disco. E lui tastierista, fantastic. It was in high school, scuola superiore, siamo conosciuti. Comunque lui ha fatto questa cosa qua. Lui ha scritto tutte queste melodie. And except for the strofa, era mio. Let's see. John, when we wrote together, also Wayfunner.
And that thing is his song, you know? That whole thing. Part was also a very Dixie Dregs kind Dixie of Dregs, yeah, yeah. Steve Morse kind Steve of Morse, thing. Steve Morse, Dixie Dregs, yeah. Now, I remember back especially in the late 70s and early 80s, that was another guy, you know. Mm-hmm. And you know what's great? I don't know. I'm just so proud because I have some of these guys are my friends now, mm-hmm. you know. And so I can call them up and ask them something like Steve Lukather. I can say, hey, man, when you did that solo on Rosanna at the end, you know, what did this, you know, and I can get some good information. And Steve Morse. And a shout out to some other great American guitar players like Doug Rappaport. Doug is fantastic. Mm-hmm. Lyle Workman. Mm-hmm. These are chitarristi che non conosci, basta di cercare un po'. No, ma conosciamo. Doug Rappaport, Steve, yeah. Lyle Workman, Joel Hoekstra, yeah. Ron Bumblefoot. Chitarrista di Whitesnake. Yes, Whitesnake, exactly. Mm-hmm. And I love these guys. Mm-hmm. Mi manca solo Steve Lukather, poi ho intervistato tutti i miei miti. Yeah. Steve Lukather. Yeah, Steve's great. Robin Ford. Robin Ford. My favorite. Okay. Yeah. Mike Stern. And con Mike sentire il fraseggio di Mike Stern? Sì, sì. Ma ti ricordi, tu non ti ricordi, ma noi ci siamo incontrati, e questo è un aneddoto che racconto io, questo qui, perché al Blue Note a Milano, c'era Mike Stern con Steve Smith alla batteria e Guinzdala al basso e ci siamo incontrati nella toilette. C'era Randy Brecker. I think Randy Brecker. Yeah, sì, 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 c'era Randy Brecker. Yeah. Sì, hai ragione. È vero. E ci siamo incontrati nella toilette e ti ho chiamato Steve perché mi è venuto Steve. E tu, no, Steph. Io sono Steve, non mi frega niente. Dai. E c'è ancora la foto che ci siamo fatti nella toilette della... Yeah, well, you know, I mean, we have to go to the toilet. I saw David Gilmour, another one, the great one. Kid Pensity, Paul Gilbert. I love Paul Gilbert. I love also of these guys, Greg Howe. Greg Howe è uno di questi chitarristi che fanno anche un po' di fusion jazz che mi piace. Yeah, e non solo un sweeping shredder, you know, è molto di più. E anche Guthrie Govan. Guthrie Govan. Guthrie. I don't know. What can I say? He's an alien. Yeah. Andy Timmons, I love him. Nuno is great. These guys are all great. I don't have any problem with any of these. I just love guitar players. Yeah. All these guys. Vinnie Moore is fantastic. I was lucky to play with Vinnie, with Alice Cooper, and his ability, his technical ability is off the charts. Squishy, senti che ti piace Jeff Beck? Yeah, no. È vero. Sai, posso far notare a tutti quanti, ragazzi, siamo sempre a 900 e rotti, posso far notare una cosa, la dico io a voi, magari Steph può anche non sentire. Sentite come parlano gli artisti americani. Adesso non voglio fare una distinzione, però loro hanno un rispetto dei loro colleghi che è qualcosa di eccezionale, che a volte noi italiani, adesso mi attirerò le, perché hanno detto prima non c'è un dislike, e spero che, perché non ha veramente, sarebbe diciamo sarebbe tristissimo ci fosse un dislike. Però ragazzi, io vi invito a sentire l'entusiasmo di Steph quando parla dei propri colleghi, cioè questa che a volte noi italiani ci manca, questa cosa, abbiamo sempre, sì è bravino, ma sì, bello, però cioè, abbiamo sempre, invece cioè, la cosa che si respira quando si arriva negli, cioè quando io vado al NAM e si entra dentro la NAIM Congress, c'è un'aria bellissima perché tutti disponibili, incontri Andy Timo, ciao, sì, vieni qua, Andy Steve Lu, dai, vieni qua, cioè tutti i brothers, tutti, cioè è bellissima questa cosa. I think, se posso aggiungere, assolutamente, credo che se tu hai due, I mean,
for example, I know some Americans che non parlano bene degli altri, magari perché non piacciono, o magari perché sono invidiosi o gelosi. Okay, ma... Però ho visto anche in Italia, c'è delle persone così, c'è delle persone che sono, oh, great, e quello che sentono, se non ti piacciono, magari they say, not so much, you know? Però maybe non hai conosciuto ancora quelli americani che... No, forse, tu dici che ci sono anche in America. Yes, I think it's a human trait, è una cosa di certe persone... più di Italia e America. Ok, bravo, mi piace la risposta, mi piace. È la verità. Però effettivamente sarà perché io, diciamo, ho frequentato spesso, 4 anni il NAM, questo doveva essere il quarto, anzi 3 anni in più, sono andato a Boston e ho sempre respirato quest'aria magica tra musicisti. Ma sai perché lo dico? Perché è importantissimo, soprattutto in questo periodo, condividere, cioè dobbiamo condividere, cioè anche il fatto che tu sia qui questa sera mi dà l'opportunità di, diciamo, di utilizzare questa cosa per creare condivisione, per ispirare i ragazzi giovani, ispirare la gente a suonare, tanta gente che magari ha lasciato la chitarra e dice: Marco, guarda che grazie, ho visto la trasmissione con Steph, mi è venuta voglia di suonare, di riprendere e suonare la chitarra. Questo è bellissimo. Bellissimo. È bellissimo. Yeah. Questo deve esserci. E costa sacrificio, però tantissima gente mi scrive e mi dice: ma cosa ne pensi? E io cerco di rispondere a tutti, perché anche se sono domande che magari possono essere banali, è importante rispondere, perché una persona che riprende a suonare, ragazzi, è un valore enorme, assolutamente. Yeah. Quindi... Io voglio dire, dai, se sei giovane o anche non giovane, you know, può essere vecchio come me. Diversamente giovane. No, esatto. Non smettere di suonare, anche se suona solo un giorno, perché quando cresci o dopo un po' non lamenti mai che hai suonato tutti questi giorni, e suono per la gioia di suonare qualsiasi strumento, cantare, musica, sassofono, di pianoforte, di batteria, è una cosa che secondo me fa la vita meglio di suonare. Assolutamente, bravissimo, questo che dobbiamo guardare. Cioè, io adoro la gente che mi scrive: sono a casa con la pandemia, cioè in questo periodo veramente brutto, eppure abbiamo questa, cioè, sono quasi 1000 persone che sono qui questa sera che condividono, questa parola mi piace tantissimo, condividono, share una passione, è la cosa più bella del mondo, ragazzi. Guarda, anche qui, questo messaggio qui di Francesco Cremonini: ciao Marco e ciao Steph, io e mio padre ti seguiamo da sempre, man mano che migliorano i chitarristi si lungono i capelli, siete grandi. Grazie Francesco, grazie veramente tutti quanti, e... direi che puoi suonare ancora, vedo che ti sei scaldato, quindi vai. Dovevi fare... Ti lascio lo spazio. I was thinking to play something... Oh, lots of people are asking me to play something from Vasco Rossi. Yeah. I'll try that. Facci vedere cosa stai facendo. Bravo. Yeah. Ok, aspetta. Okay. Abbassa un pelo. Poi c'è la helix sulle piedi. So, I was playing the bridge to Alligator Pie. Whoops. Something by Vasco. Dimmi. Hai le mani enormi. Sì? Oh no, sì. It's TV. No, hai le mani grandi. Sì, per quello riesci a fare certe cose. Guarda che grande, sì. Sì. La testa piccola. grande. Fantastico. No,
Sorry. I'm wasting time. Anche perché ho fame. Guarda. Fame, che ora sono? Sette e mezza, dai. Sì, ma americani noi abbiamo già mangiato un'ora fa. È vero. Ok, allora aspetta. Faccio questo per... Let's see. We have some sound. Uh-oh. Let's try this one. Dove? Yeah. Con un altro giovanissimo, qualità sempre più alta. Complimenti Marco e Steph, grande. I had to do that, but anyway, now I'm ready.
It's like, abbiamo fatto le prove, possiamo iniziare, vai yeah. pure, io ti lascio, il palco è tuo. Hey, my guys, it's live, ok? It's live. No, sono 900 persone, vedi te, quindi... Yeah. Guarda, sono tutti tripudio, cioè... Well... Assolutamente, non riesco neanche a controllare la chat perché... Scroll down too fast. Yeah, it's going nicely though. See. Thank you guys. Grazie mille ragazzi. Prenditi gli applausi. Gli applausi. Whoa. Questi sono applausi veri, eh. I don't know how to do it. Sono rompere. Applausi veri. So no, that's it. Questo ho usato con i clinic. E poi ha fatto una versione. Mi piace prendere un pezzo e fare in un altro modo. You know, improvvisazione, o anche se la base è lo stesso stile del pezzo originale, you know, però di improvvisare è sempre stato il mio preferito, la cosa che mi piace fare di più. Dillo. E il rischio, you know, specialmente se non sei molto preparato, è di sbagliare, you know, and that succede, you know, spesso si sbaglia, però dai, you know, provo di sbagliare meno possibile, ma... and avanti di meno gente, you know, it's like, provo di fare, you know, meno male che non stai registrando, non si vede questo più mai nella vita. Si vedrà sempre, ma è quello il bello. Sempre, veramente. Posso anche tagliare, ma non lo voglio tagliare, perché questo è il bello del... Posso fix, ma mandami i tracks. E questo è il bello dell'improvvisazione, fantastico. Jeff Beck improvvisava tantissimo. Yeah. No, infatti, un paio di volte ho visto Jeff, you know, stavo lì proprio avanti del palco, stavo guardando, stavo facendo pezzi di non so se era There and Back. Oh no, era di I think it was There and Back. And sbagliato ogni volta nello stesso posto. And I was like, Jeff, è tuo pezzo, ma che non conosci questo? And it's like, chi lo sa, lui magari indietro stava parlando sul telefono con tua moglie, pensavo che era un cane che è malato, poi è arrivato sul palco e like, oh yeah, devo suonare. Allora se può sbagliare Jeff Beck, allora sono a posto. Dai. Ma figurati, ma cioè, sai cosa io dico sempre? Chi fa qualcosa... corre il rischio di sbagliare, chi non fa niente non sbaglia mai. Sì, questo. Cioè, se uno si mette lì a guardare e aspettare che uno sbagli, sicuramente quel signore lì non sbaglierà mai. Yeah, no, in fact, it's, the phrase is also in everything in life is sweetened by risk. Assolutamente. So, you know, esatto. Dobbiamo rischiare. Assolutamente. And ho visto uno che ha detto le sbagli sono lezioni. Questo è vero. E poi basta imparare. La prossima volta non faccio questo si bemolle quando devo fare un do. Assolutamente. Un sì, un la. Piero Rocchetti fa una domanda. Per esempio questa. Cosa consigli per l'improvvisazione, per esempio? Io, come ho detto prima, di cercare le sweet notes, cercare una melodia, però per, you know, and then play the changes, suoni i cambi, non è che devi imparare, questo è, ho imparato una bella cosa da un grande mito della mia vita, Joe Zawinul, and purtroppo, no, I mean, per culo, non si dice culo, oh, siamo on internet, fuck, shit, we can say the parolacce, bene, that ho detto a lui, say, hey, io devo, we were in Japan, and it was a great event with Narada, Michael Walden, and it was parts of Weather Report, poi noi abbiamo fatto funk and pop, and devo studiare un po' di bebop. He said, no, non devi studiare bebop, devi solo play the changes. And this is what, when you hear beautiful solos, improvisations, they're playing something inside the music. Suoni qualcosa dentro il pezzo, dentro i cambi, dentro la melodia, dentro l'armonia. Cerchi l'armonia, armonia e melodia che... A me piace le frasi che sono cantato, anche come abbiamo detto prima, questo è improvvisazione. E fai come vuole il tuo cuore. Assolutamente.
Ma quindi, cioè, che immagino che comunque con Vasco quanto improvvisi, e se improvvisi, diciamo, riesci a improvvisare? O... Sì, sì, mm. I mean, certe cose, mm. Ovviamente in pop music, se è un pezzo conosciuto, deve fare da solo, come... you know, se stai lavorando con quell'artista lì, mm, certo. Con Huey Lewis c'è certi solo che devo fare come, e mi piace fare come originale, stessa cosa con Vasco. Poi c'è un certo punto, per esempio l'inizio del solo di Gli Angeli, che è solo originale, è Michael Landau, sì. E poi all'inizio provo di fare quella parte lì, poi da un certo punto vado, stessa cosa con Il Mondo Che Vorrei, che è ancora Landau. All'inizio faccio come lui, poi posso andare. E spesso Vasco mi chiede se fai una parte lì e se c'è una pausa o lui scende dal palco un attimo, mm-hmm. e sono un po' più libero. Ma lui ha detto quando sono lì, you know, e poi quando... You know, e poi lui mi dice se è troppo lontano dall'originale o se facendo troppo jazz o troppo questo... And mi guida, you know. And then, mm. Però per fortuna ho intanto license, patente, mm-hmm. allora patente di andare ogni tanto, che lo amo anche per questo. So, sì. Assolutamente. Qua ci chiedono di suonare Gli Angeli. Non ce l'hai la base? No. I don't have it, sorry. Mm. And I don't even have a capo. I have un capo, si dice capo? No, capo testa. Capotasto. Capotasto, capotesta è quello che ho io. ma la suoni, ma la solo lo fai, no, la fai col capotasto? No, but I don't have the backing track, so da solo. But we can do... Te la faccio io? Facciamo one more. Ma come facciamo con the latency and delay? c'è un po' di delay, ma la faccio ariosa così, senza tempo, timeless. Why don't we do... suonare qualcosa insieme, dai. Dai, facciamo... Proviamo. Yeah. What was that thing? We had an idea. Abbiamo parlato prima. Ah. L'hai dimenticato. Sì. Comfortably, facciamo... No. It was... What the shadow pay. Oppure... Oh, yeah, yeah. Esatto. Bravo. Sennò, io ti faccio una cosa e tu ci improvvisi sopra. Facciamo una cosa... Cosa dici? I'll improvise over. Sì. Hai detto? Improvvisare? Sì. Ma tu sei in stereo, io no. Perché? Io sì. No, tu, anche tu sei in stereo, è che non ti senti in stereo. Okay. Non si sa perché. No, è qui. Bello. Thank you.
ragazzi, ho suonato con Stefano. Ma cos'è quella? Hai mai sentito? Ho improvvisato due accordi. Ti piacciono? Rimangono registrati e poi facciamo un pezzo. Cazzo, bravo! Abbiamo registrato? Sì, sì, è registrato. Fantastico. No, mi piace. Io I thought you would do something else e poi è arrivato questo, boom, bello. ma faccio sempre così, quindi mi invento poi ogni il tanto sto andando a qualche parte, arriviamo allo stesso... E poi? Hai visto? No, ma perché Sweet Notes, questo la... Questa me la segno, Sweet Notes. Improvvisavo io gli accordi, improvvisavi tu. Questo, ragazzi, è rischioso. È rischioso, però è venuto fuori una figata. Come avevi detto, è più dolce la vita. È più dolce la vita. Dai. Grandioso. Bene, cosa facciamo? Dobbiamo rifare? Vuoi fare un'altra? Un'altra volta, dai. No, I mean, dobbiamo rifare questo appuntamento. Diciamo. Ah, sì, ci mancherebbe. Non dobbiamo rischiare di rovinare, è già andato bene. Ci mancherebbe. Grande, Marco. Vuoi suonarci un ultimo pezzo dei tuoi? Let's see. Sì, dai. Yeah, ok. One more. C'è Burns Blues. Sì, blues. Bellissimo, ragazzi. Bye. So I'm gonna go back here. Fare questo. Fare così. Andare qua. Questo va giù. Ecco. Yeah, fantastico, grande. Cioè, già per questo ti meriti una medaglia. Guarda che grande questo mano. Le mani. Perché tu riesci a fare. You know what happened? Avevo jet lag, ma tu ridi anche come mia figlia. Io faccio così e lei ride. Ah, pazzesco. È stato molto. Sai che prima di Modena Park, per le prove di Modena Park, stavo correndo lì a Castellaneta Marina, dove facciamo le prove. E poi, ok, era arrivato un giorno prima un po' di jet lag, un po' di stanchezza, però stavo correndo e c'era una pista, strada, dove c'è le mattoni, però sono fatto naturale così, sono tipo così, con buco dentro, così può crescere anche l'erba. Esatto, bravo, perché it's a nature reserve. Yes. Riserva. Io sei inciampato. Sei inciampato. È caduto, e questo è hit right on the little brick. And I looked up and my finger was like, whoop! Ma pensa a te. Dobbiamo fare Modena Park fra un mese. Come hai fatto? Pazzesco. So, hai fatto così. And then, fatto un pochino di pipì. Questa è la mia battuta che due volte in un'intervista ho fatto pipì. Non è vero, non ho fatto pipì. And I put the cosa così, ghiaccio, ibuprofen, non ho detto niente. Mamma mia. Nessuno. And ho cominciato a suonare, poi ho tolto quando siamo... alla fine it's okay. And that's it. Solo che fa ridere. Fa ridere, sì. Fa ridere. Adesso tutti si romperanno il dito per suonare come te. I don't recommend it. I was così... fortunato che was able to play and in Modena Park e avanti. Poi I was in Los Angeles, ho fatto un po' di solo terapia di ghiaccio e caldo, un massage e niente. Just okay. Fantastico. Lunga. Vabbè. Fantastico. All right. Okay. Ready? Acceso? Boom. Vai.
We'll be right back.
Mamma mia. Stop. Ecco. Vabbè. Si diverta. Mamma mia. Bene, dai. Che roba. Cioè, è difficile stare zitto. Stai facendo quelle cose. Fantastico. Ma cioè, vabbè, no, non riesco neanche più a leggere la chat perché è una roba... È una roba che non si può leggere, ma la vedi anche tu, quindi... No, beh, è molto bello, dai, sono contento. Guarda, fantastico, fantastico. Great job, man. Grazie a tutti voi, grazie a te. Ecco, porto questo qua che hai dimenticato. Ok, grazie ragazzi, è stato veramente... Veramente... Beh, siete stati tutti bellissimi. Steph, vabbè. Steph è qualcosa di... Vabbè, non so, ma averti qui, capito? Cioè, capiti come se siamo tutti a casa nostra, diciamo, in questo phantom. Siamo tutti in questo phantom e è veramente una magia, un sogno. Non so, cioè, faccio fatica adesso a tirar fuori le parole perché poi dopo questo blues qui è veramente... No, sono contento. Dai, ho cercato il telefono perché sto per chiamare mia figlia. Adesso ti lascio andare. Cena. Adesso ti lascio andare perché sono le 8. Sono le 8 e quindi ragazzi io ringrazio infinitamente Steph perché è stata una serata incredibile. Ringrazio, siamo stati perennemente tra i 900 e i 950, adesso che stiamo andando via sono le 8:27, quindi c'è qualcosa di spaziale, siete stati grandiosi e sicuramente Steph ritorna, giusto? Yes. Assolutamente, certo. Yeah. Ti voglio di nuovo. E poi dai, speriamo che possiamo fare qualcosa live presto. Esatto. And tutti, you know, devi say, tieni duri. Tieni duro, sì. And passerà comunque. Certo. And potete provare la mia ricetta di ragù, se vuoi. Va bene, penso che sia meglio guardarci di nuovo questa diretta che secondo me farà un miliardo di visualizzazioni perché è veramente eccezionale. Ho visto uno che ha scritto spritz, allora spritz, sì. È ora giusto. Ora di spritz, sì, perché ho fatto chi è abbonato può usare, c'è anche Massimo Varini, hi bro, eccolo qua, guarda, c'è Massimo, guarda, te lo faccio salutare visto che è intervenuto, dai. Anche lui. Excellent. Eccolo qua. Ho scritto delle cose che hai scritto di me, anche posso rispondere un po' di cose anche che c'era rock wash hands. Yes, wash your hands, wear the mask. No, mascherine, ragazzi, no. No, perché sono le alcune emoticons non sono che non vengono lette. Stessa cosa di spritz, vero? Spritz è una che hanno messo esatto. Noi non vediamo, non vediamo. Dei cuoricini, le faccine, però comunque, ho capito. È fantastico, è veramente fantastico, una serata incredibile, ma ti aspetto di nuovo, sei stata una persona squisitissima, siete stati tutti squisiti, penso che ci siamo divertiti come poco, cioè in questo io ringrazio anche la tecnologia e che mi ha aiutato a creare questa cosa perché ringrazio anche Daniele che ha procurato il contatto, i tanti ospiti che sono passati di qui perché veramente in questo periodo avere queste possibilità è veramente incredibile. Benissimo, allora ragazzi io vi saluto, vi aspetto domani sera che c'è un'altra live, una cosa un po' strana, si parlerà di chitarre vintage, quindi non mancate. I tanti ospiti che ci sono, se volete iscrivervi al canale, ogni lunedì c'è sempre un ospite, questa sera era una serata un po' particolare, abbiamo fatto di domenica perché non potevo far aspettare il grande Steph. E comunque dai, io ringrazio tutti infinitamente, ringrazio Steph, se vuoi dire l'ultima parola e poi... No, voglio dire che sto leggendo tutti questi messaggi e voglio dire grazie a tutti voi, ovviamente non posso fare tutti i pezzi, you know, però e anche visto c'è tanti amici and il nome dei miei amici grandi Maurizio Solieri, Ricky Portera Alex Ruffini, ho visto un amico di Alex, sì, Alex. Great photographer, well, yes, and yes. A great man, great friend, and I'm looking there, so
I just, I don't know, I'm just pieno di gratitudine da tutti i miei amici, tutti i miei colleghi, la famiglia, tutto qua, che dobbiamo avere forza e andiamo avanti, dai. Ecco, grazie bene. Marco, grazie, grazie a te. Grazie mille Steph, grazie infinitamente. Ragazzi, io vi saluto. Adesso parto la sigla, quella nuova, tra l'altro. Aspetta un attimo che poi ti saluto, rimani online. Ok, okay ragazzi, ciao, ci vediamo. Ciao, ciao bellissima foto. Ciao.